fa discutere la scelta del nuovo sindaco di Verona, Federico Sboarina, di investire subito il proprio tempo nelle urbanistiche, soprattutto nelle strade, cioè negli attraversamenti stradali, nel modo in cui devono essere regolati i flussi. Eppure questa idea, che sembra molto sciocca, oltre a dare subito un'impronta circa come la città deve essere fluida nella circolazione, soprattutto nella zona di Borgo Roma, dove adesso c'è il nuovo centro commerciale, la Digeo, è un'idea molto sensata, perché in un periodo come questo di forti ristrettezze economiche, dare subito delle regole di flusso permette poi di regolare, ordinare e anche di verificare dove in maniera naturale si creeranno agglomerati più commerciali e dove in maniera più naturale ci saranno più questioni logistiche da dover affrontare. Quindi sotto questo punto di vista mi sento veramente di sposare questa prima scelta del sindaco, che ha messo giù una giunta la quale dal mio punto di vista è una giunta a matrice molto pratica. Vedremo, perché ci sono molti componenti anche della prima giunta Tosi, e mi fermo lì, perché queste sono valutazioni politiche. Tornando invece su questioni di sicurezza, io devo ancora andare a vedere a Pellegrina, che è la frazione più grossa che abbiamo per quanto riguarda il comune dove sto, tutta la parte inerente a una nuova segnaletica stradale. Un uccello mi ha detto che la segnaletica c'è, però è rifatta sul manto stradale vecchio. Questo purtroppo è un problema e crea anche da ridere, da ironizzare, perché il manto stradale è fondamentale per la sicurezza e anche per le possibilità di poter frenare e tenere in controllo un veicolo, soprattutto veicoli datati che non hanno un ottimo sistema di controllo, e ne abbiamo tantissimi perché la gente comunque è in ristrettezze economiche, non è che cambia la macchina così, come se fosse niente. In ogni caso, da parte mia, mi sento di dover dire che già qualcosa è fatto. Diventa comunque estremamente importante riuscire a trovare un sistema con cui fare manti stradali nuovi, perché è inutile che ci prendiamo in giro. O decidiamo di urbanizzare completamente il centro dei paesi e renderli in qualche modo storici, o accontentarci comunque di una forma di pavimentazione che comporta una velocità più limitata e avere tangenziali esterne e la gente che si regola il traffico. Io sarei molto per questa scelta, però comporta cambiamenti di atteggiamento. Oppure facciamo strade nuove, perché via 28 Gennaio, via Marconi, via Camuzzini sono onestamente imbarazzanti. Buona giornata a tutti.